Presentato al Comune di San Cataldo il progetto per la realizzazione di un centro per l'identità culturale e territoriale della città. Un hotspot, cioè un punto caldo nell'ex pescheria di Largo Salomone in centro storico, in collaborazione con privati e il liceo Juvara. È un progetto che coinvolge tante realtà sancataldesi e che tende a valorizzare il territorio. Un unicum tra la campagna di studi e rivalutazione del sito archeologico di Vassallaggi e il recupero della vecchia pescheria. Un'applicazione per smartphone è creato anche il sito internet www.conoscere-sancataldo.com con foto ed info distribuite su quattro percorsi: Centro Storico, Vassallaggi, Gabbara, Settimana Santa. All'ingresso della vecchia pescheria vi saranno gli stemmi della famiglia Galletti, delle Spighe e quello attuale della città. All'interno vi saranno immagini e reperti di Vassallaggi. La possibilità di conoscere San Cataldo tramite supporti tecnologici. È un fiore all'occhiello, ci stiamo lavorando intensamente. Abbiamo il piacere, speriamo, di completarlo prima della fine di questa legislatura. In ogni caso, abbiamo lanciato il messaggio chiaro e forte che quel sito va valorizzato e non viceversa non va abbandonato così come era prima a un semplice deposito. C'è un sacco di gente che in questo momento è in moto, ciascuno per le proprie competenze, per cercare di portare avanti questa progettualità. E tra i tanti, non ne vogliate, io desidero fortemente quest'oggi ringraziare Fabio Barbuzza, che è un semplice operaio che sta mettendo a disposizione il suo talento, che è quello di essere un tinteggiatore, come si chiama, una persona che fa lavoro manuale, che sta facendo all'interno dei capolavori. Però sappiate che questa idea della ex pescheria destinata al centro dell'identità culturale e territoriale del Comune di San Cataldo, unitamente alla valorizzazione dei vasallaggi e tutto ciò che riguarda il contesto della valorizzazione, io credo che solo questo di per sé caratterizzerà in maniera illimitata, in maniera definitiva, quella che è stata la volontà di un'amministrazione comunale che ha avuto a cuore non l'esecuzione di grandi cattedrali nel deserto, ma viceversa ha avuto a cuore il cercare di riqualificare parti, zone del nostro territorio che erano state totalmente abbandonate. E credo che grazie al sostegno soprattutto dei sancataldesi, e qua c'è un amico che sono anche di Caltanissetta, quindi lo vogliamo ribadire per l'ennesima volta, questo senso di appartenenza dei cittadini sancataldesi alla comunità sancataldese ha fatto sì che tante cose che sembravano essere impossibili a realizzarsi, viceversa, si stanno concretamente realizzando. Progetto che si inserisce in un discorso molto più ampio, perché non interessa soltanto la pescheria, ma parte addirittura dalla voglia di riscoprire e valorizzare Vassallaggi. Per la prima volta, dobbiamo dirlo, nella storia sancataldese, da quando sono stati iniziati appunto gli scavi negli anni 50, va bene, ad oggi ci siamo fermati con Vassallaggi, abbiamo tirato fuori quella che era l'aria sacra, va bene, dopodiché ci sono soltanto dei tentativi appunto di valorizzare. Oggi stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, coinvolgendo appunto l'Università di Camerino e quindi portando avanti una tipologia di indagine che è diversa. Non è lo scavo e quindi qualcosa che modifica il paesaggio necessariamente per tirar fuori quelli che sono i resti sottostanti, ma è un'indagine diversa, non distruttiva, con le termocamere e sondaggi geoelettrici per capire appunto dove eventualmente indirizzare i prossimi scavi che in verità sono in programma alla regione siciliana e che dovevano andare avanti sotto la guida di Sebastiano Tusa. Scusate, anche diciamo c'è una certa emozione nel ricordare Sebastiano Tusa perché è stato molto vicino a questa amministrazione, soprattutto in questo progetto di Vassallaggi,
perché aveva intenzione anche in programma di valorizzare il sito con quella che è la cosa più importante, cioè la strada. Infatti lo diceva lo stesso Sebastiano Tusa, non ha senso valorizzare il sito di Vassallaggi se poi non siamo in grado di portare un pullman. E quindi si stava interessando e volevamo fare già un convegno proprio nei primi giorni di aprile, con lui l'avevamo già programmato il giorno 18 febbraio, che è stato l'ultimo nostro incontro appunto con lui. La pescheria quindi si inserisce in questo progetto.